appuntamento con la musica indipendente di Andrea Chi domenica prossima, sempre alle 10, sempre su Radio Alba. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con lo Storyteller. L'ospite di questa sera lo introdurrei così. I primi ospiti di Andrea Chi il 2 settembre del 2016 sono stati gli Astigiani Le Forbici con Luciano Ferrante. Oltre ad amare la loro musica, è successo che abbiamo amato musicalmente tutta la città, tanto che tutte le realtà musicali di Asti si sono avvicinate un po' al mondo che si è creato intorno ad Andrea Chi. I Rebel Plaza, i Lutent and the Camel Twos, Stefano Corona, Poncino, che non è ancora venuto ma sta per arrivare, e State Liquor Store, ma soprattutto il grande Andrea Cerrato. Saltare a grandi balzi le mattonelle della strada per non toccare le linee, che poi alla fine cosa vuoi che accada? Ma questo era il gioco che io facevo da bambino, probabilmente uno dei tanti con cui creavo un mondo più vicino, un mondo fatto di regole per me che mi potesse proteggere. Adesso è molto più semplice la leggerezza che c'è da quando ho smesso di credere tutto dipenda da me. Adesso è molto più semplice e quello che arriverà sarà motivo per crescere, ma non soltanto d'età. Ricordo quel momento in cui ho deciso vada come vada, e ciò che Dio ha previsto lascerò che dolcemente accada, e non darò più retta a tutte le mie assurde convinzioni. Ascolterò la vita e ne farò canzoni. La foto dei 20 anni in cui sorrido con mia madre, che quando la riguardo mi rendo conto quanto sono uguale. L'arrivo dei 30 anni, la voglia di ricominciare, ma con la consapevolezza di quante cose dovrò abbandonare. Un mondo fatto di regole per me che mi potesse proteggere. Adesso è molto più semplice la leggerezza che c'è da quando ho smesso di credere tutto dipenda da me. Adesso è molto più semplice e quello che arriverà sarà motivo per crescere, ma non soltanto d'età. Ricordo quel momento in cui ho deciso vada come vada, e ciò che Dio ha previsto lascerò che dolcemente accada, e non darò più retta a tutte le mie assurde convinzioni. Ascolterò la vita, okay. Adesso è molto più semplice
c'è sempre una ragione dietro tutto il bene, tutto il male. Non posso capirla, tanto vale che mi lasci andare. Non darò più retta a tutte le mie assurde convinzioni. Ascolterò la vita e ne farò canzoni. Andrea Cerrato, benvenuto, benvenuto Andrea. Grazie. Allora, senti, noi ci conosciamo da più o meno un annetto e mezzo. Un anno durissimo, un anno durissimo nel senso che proprio è un anno intensissimo. Sì, però, sì, sì. Poi ne parliamo, Alba ti ha un po' adottato, però volevo parlare prima del nostro rapporto. Il nostro rapporto di amicizia è basato su una cosa sola, su questo. Ciao Andre, sto partendo adesso. Mi dai solo la posizione della radio perché non me la ricordo, la via, thank you. Cioè i messaggi audio, nei quali tu mi prendi per il culo e fai tu il radiofonico, perché dici che quando io ti mando i messaggi audio, ma è vero. Cioè, è vero quando, che hai la voce così, sì. Ma quando ti mando i messaggi audio che ti devo dire ciao Andrea, ti aspetto questa sera, vengo a trovarti a cena con Elisa, ti parlo con la voce da sempre, da speaker. Ma secondo me tu parli ad Elisa, ciao Elisa, e questa sera cosa hai fatto da cena? Ho proprio voglia di baciarti, eh? Senti, abbiamo iniziato con leggerezza, secondo me la leggerezza è una cosa molto importante nella tua vita, nella tua musica, nella tua esistenza, mi verrebbe da dire. Allora, la leggerezza è una cosa importante, sì, perché io nasco con tanta pesantezza, quindi, come dire, c'è una differenza tra leggerezza e superficialità, secondo me. Cioè la superficialità è affrontare le cose rimanendo sulla superficie, quindi non scavando a fondo. La leggerezza invece, per quel che mi riguarda, è quella qualità che arriva quando ti tuffi nella profondità e nella pesantezza e riemergi, e quindi hai una percezione, secondo me, perlomeno per la mia esperienza, della vita e delle cose in maniera diversa. Credo che poi durante l'intervista questa cosa verrà spiegata un po' meglio, no? Questo discorso della pesantezza, della Chiuderemo pesantezza del quello. Vivere, esatto, che da un certo punto di vista se trasformata, e per me la musica e le canzoni sono state un modo per trasformarla, può diventare leggerezza, che per me è la qualità fondamentale della mia vita e secondo me uno dei top trend dal 2019 in poi. Per quanto mi riguarda, è l'ironia, e sono due cose che viaggiano molto vicine, la leggerezza e l'ironia, lo si vede anche, lo si nota anche guardandoti, non soltanto, c'è sempre qualcosa di colorato, quella camicia verde su quella maglia gialla che hai messo nel video di A me mi piace, che dopo sentiremo, c'è sempre qualcosa di un po' che fa sorridere e rende molto più facili da ascoltare le tue canzoni, che hanno molte volte dei testi che parlano di te, dei testi molto importanti come quella che abbiamo appena sentito. Sì, fondamentalmente lo scrivere canzoni, come ti dicevo, per me è nato come un esercizio per riuscire a vivere la vita, te la spiego così. Da ragazzo sono sempre stato uno abbastanza introverso, nonostante adesso io indossi delle camicie di questo tipo. Introverso non tanto da un punto di vista di relazioni, perché ho sempre usato la mia parlantina come maschera. Introverso da un punto di vista emotivo, perché non ho mai manifestato tanto le mie emozioni. Io per anni, secondo me fino a 20 anni, non ricordo di aver pianto, ok? La musica ha cominciato a diventare quella specie di ago che buca un palloncino che altrimenti si sarebbe scoppiato, no? Si sarebbe scoppiata, come si suol dire, napoletano. E inevitabilmente questo ago, con il passare del tempo, ha creato un foro sempre più largo, permettendomi di lasciare andare le emozioni e di osservare le emozioni, dal quale è scaturita sicuramente anche l'ironia. Cioè, la leggerezza credo sia anche a un certo punto la capacità di prendersi poco sul serio, ma non per cercare di deviare da cose serie e profonde, quanto per abbassare un po', diciamo così, il rumore del nostro ego, che vuol sempre sentirsi al centro dell'attenzione. Quindi il rischio è, quando ti capitano cose importanti o cose pesanti,
cadere nel vittimismo, cadere nell'autocelebrazione, e il rischio anche di scrivere canzoni autobiografiche è quello di dire: ragazzi, guardatemi come sono poverino, cioè mettersi sul palco per venire commiserato. L'ironia è quella qualità che addolcisce questo aspetto e che ti permette di scherzare un po' su di te, perché alla fine, proprio oggi leggevo, visti da una stella lontanissima, il nostro pianeta probabilmente è grande come la cruna di un ago e noi non siamo niente. E questa cosa, secondo me, ironicamente è giusto tenerla da conto. Bellissima, mi piace tantissimo ascoltarti parlare. Tra l'altro, questa cosa tu la fai anche nei tuoi spettacoli. C'è un piccolo format dal quale forse anch'io ho preso spunto, che hai fatto nell'inverno scorso, nell'Astigiano, un salotto dove racconti a volte la genesi delle tue canzoni con i tuoi amici, i tuoi collaboratori. Conoscendoti sempre di più, capisco sempre di più le tue canzoni. Tanti personaggi fanno parte della tua vita, a volte poi li ricordi anche nella canzone. Oggi sei venuto accompagnato da un tuo amico, dopo magari lo facciamo salutare, Alan si chiama, e l'ho visto anche su uno dei tuoi palchi. Senti, sai qual è la cosa che più ti invidio? L'invidia è una roba brutta, però c'è una cosa che purtroppo 43 anni quasi, poi la mia vita, come sai, sta cambiando, non potrò farlo, cioè prendere la chitarra, fare il pieno a una Polo nera targata non so cosa e andare a cazzo in giro per l'Italia fermandomi a suonare. Tu questa cosa l'hai fatta, non mi ricordo in che anno per la prima volta? Nel 2015. E secondo me di lì la tua vita è cambiata, perché sì, ti sei inventato questa roba nuova che secondo me questa sera è molto simile. L'House Concert. Io sogno di fare, di vivere con te protagonista un House Concert a San Siro, cioè una dimensione infinita ma con quel clima lì. Ma te l'ho detto io questa cosa? Come fai a saperla? Secondo me questa te l'ho rubata. Questa me l'hai rubata. Questa te l'ho rubata al salotto di Asti. Perché? Però è figa. L'House Concert a San Siro era hai svelato un mio sogno nel cassetto. Ma allora, guarda, per spiegarti il discorso di come la pesantezza si tramuta o si trasmuta in leggerezza, alla fine del 2014 io avevo un lavoro come grafico in uno studio a Torino. Io sono diplomato, cioè sono laureato in disegno industriale, poi ho fatto un master in grafica, mi sono infilato in questa cosa della grafica, che mi è sempre piaciuta, la grafica e la comunicazione. Oltre a questo avevo una band e una fidanzata. All'inizio del 2015 non avevo più un lavoro, perché avevo deciso di licenziarmi dedicandomi alla musica, ma il contro è che la band si sciolse e con la fidanzata ci lasciammo. Posso dirti che praticamente, se ti facessi annusare un mio calzino in questo momento, era proprio la consistenza della mia esistenza in quel momento, cioè quella roba un po'... cioè sono stato parecchio male per mesi. Poi di ritorno da un concerto di Jovanotti, ero con mia sorella, mi ricordo, lei mi ha detto: però, caspita, tu non hai mai scritto una canzone veramente felice. Io con la band scrivevo robe proprio da martellate sui testicoli, no? Un po' più rock, un po' più rock, ma anche più... Negli anni 90 andavano di moda i testi che non significavano nulla, no? Cioè tipo Verdena, hai presente? Che amo molto. Parentesi, non ho mai ascoltato nulla del tuo passato, se non okay, hai fatto bene. Non so se sia bene o male, però te lo dico solo tra di noi, Io ti ho anche lasciato i CD, non ho ascoltato mai niente. Fermando i tavoli del... Sono lì. Ah, ok. E quella cosa che mi disse mia sorella mi risvegliò una sensazione, cioè una sensazione, una roba latente, non so dirti bene che cosa. E allora ho deciso di riprendere o comunque continuare il mio percorso musicale da solo. Avevo già scritto delle cose che però erano in qualche modo uno scarto di quello che avrebbe dovuto essere il terzo disco della band. Non avevo mai scritto qualcosa proprio con l'idea di farlo da solo. Ed è arrivata una canzone che si chiama La Marea dei Sogni. La Marea dei Sogni è una canzone, la mia prima canzone felice, che parla proprio di prendere e di andare... Scusa, mi emoziono anche a raccontare questo. Io sono uno che si emoziona facilmente, quindi verrà anche un po' Maria De Filippi questa storytelling. Noi vogliamo vedere delle lacrime. Bastardo. Stavo dicendo che la canzone parla di andare addosso alle proprie paure. Io mi sono sempre comportato con le paure in maniera opposta. Cioè, le paure o le devi evitare o le devi vincere. Non le devi, come dire, affrontare e attraversare. E in quel momento non so per quale grazia divina mi arrivò questa intuizione, cioè prendere e proprio andarci addosso alla paura.
E questa canzone parla proprio di questo. Così ho deciso, una volta scritta, di fare questo video, cioè di attraversare proprio fisicamente anche l'Italia, suonando in vari posti questa canzone e poi montarlo per fare montare questi playback e fare un video. Ho iniziato da Asti, dal tuo cortile, dal mio per quello cortile, che lì si vede l'Apolo, esatto, che aveva appena subito il pieno, esatto, per arrivare a Santa Maria di Leuca. Il tutto fatto tramite strade statali con una tenda. Io ho dormito, ho scoperto Airbnb, ho fatto campeggio, ma non è tanto il viaggio, perché c'è gente che va in India e insomma va a fare viaggi ben più avventurosi. Era più una cosa simbolica, cioè il partire da solo, sapere qual era la meta ma non sapere cosa sarebbe successo. Ti dico solo che il primo giorno, quando sono arrivato al Sassello, è stata la mia prima tappa, il mio primo playback, no, non è vero, è stato il terzo, ma comunque uno dei primi, mi sono seduto e il mio cellulare è finito in una pozza, tipo in un ristagno d'acqua, no? di acqua piovana sostanzialmente, e si è spento praticamente. Quindi io a 2 ore dalla partenza ho detto, boh, incominciamo già. Quindi sono dovuto andare poi a Celle Ligure a trovare un posto dove mi potessero riparare il cellulare. Questo per dirti che da lì è iniziato veramente tutta una serie di imprevisti che mi hanno aiutato a scoprire di me cose che ancora non sapevo. Gli imprevisti durante i viaggi sono i ricordi più belli. La prima cosa che mi hai detto del tuo viaggio è stata questa cosa del telefono. Io non so come le vivi tu, ma io i viaggi, quando c'è un imprevisto nel viaggio, diventa una cosa epica. Sta cosa del telefono è una cosa magica, sì, quasi. Però comunque, perlomeno io fino a quel momento sono stato sempre un grande controllatore. Quindi adesso siamo qua seduti, gli imprevisti, che figata. Posso dirti che le bestemmie che ho tirato quando il mio telefono si è spento non era proprio, questa è una cosa epica. Allora, adesso sentiamocela. Mentre ti prepari con la chitarra, io parlo con la persona che è più vicina a me in questo storyteller, che è Marco Valsagna, è il nostro fonico, e so che è anche un appassionato di montaggio e smontaggio video, quindi ti consiglio di andare su YouTube, scrivere Andrea Cerrato, La Marea dei Sogni, e vedi un video semplice, se lo dico a tutti, non so quale camera mi sta inquadrando, andatevelo a cercare, che è una cosa semplicissima. Quello che trasmette quel video è davvero tanta leggerezza. È una canzone meravigliosa che è La Marea dei Sogni. Andrea Cerrato, live qui nei nostri studi per il suo Storyteller. L'estate riporta la marea dei sogni, è tempo di fare ciò che ci spaventa. Un mondo diverso aspetta solo questo, ci vuole coraggio, senti lontano, ritorna la marea dei sogni, che gonfia i polmoni come vele al vento, allenta gli ormeggi dell'insicurezza, ci vuole coraggio. Non mi fermerò se non per raccogliere ricordi che in un mazzo profumato chiuderò. Aspettami e vedrai le nostre strade che si scrivono e rivivono su pelle inchiostro. Seguo una strana odissea, sento lontano l'eco di speranze marinai, come se fossero qui. Senza quei filtri a cui ci siamo abituati noi. Oh!
guarda l'estate, riporta la marea dei sogni. È tempo di fare ciò che ci spaventa. Un mondo diverso aspetta solo questo. Ci vuole coraggio, senti lontano, ritorna la marea dei sogni che gonfia i polmoni come vela al vento, allenta gli ormeggi dell'insicurezza. Ci vuole coraggio, ehi. Se mi perderò, io mi preparo a cogliere i segnali che durante il viaggio troverò. Se mi perderai, un tuo pensiero saprà vincere distanze su reali geometrie, come se fossi con te. Anche qui a Radio Alba sento viva l'energia, chiama gran voce dal nord, da quei remoti luoghi in cui si svolge la magia. L'estate riporta la marea dei sogni. È tempo di fare ciò che ci spaventa. Un mondo diverso aspetta solo questo. Ci vuole coraggio, senti lontano, ritorna la marea dei sogni che gonfia i polmoni come vele al vento, allenta gli ormeggi dell'insicurezza. Ci vuole coraggio. Andrea Cerrato, per il suo Storyteller. Grazie. Sai, c'è un artista che è passato qua nei nostri studi, si chiama Valerio Longo, lo cito sempre perché è un personaggio che ti consiglio, poi vattelo a googolare anche tu, che ha detto che un artista a googolare, a googolare sono troppo giovane, a 43 anni non si può dire a googolare, vattelo a cercare. Me lo googolo. Che mi ha detto una frase che mi ha fatto pensare, mi ha detto un artista è una persona coraggiosa, visto che l'ultima parola della tua canzone diceva ci vuole coraggio, come la vedi tu? Allora, io la vedo così, l'ultima definizione che ho sentito di coraggio, che non è mia, racconta come in realtà io abbia compreso il coraggio senza saperlo, e dice: il coraggio non è non avere paura, ma non aver paura di aver paura. Lo dicono, cioè, ci sono più persone che raccontano questa cosa, e spesso io con mio fratello Alan facciamo le notti a parlare di queste cose, cioè noi guardiamo i film e poi facciamo tutti i nostri film su cosa avranno voluto dire, no? Questo non so se Alda Merini disse anche una cosa di questo tipo, beh, sicuramente Alda Merini l'ha detto, poi non lo so se la gente... Comunque qualunque cosa ha detto Alda Merini, detto è una questo, cosa meravigliosa. Detto questo, io lo sentì da un personaggio che amo molto, che si chiama Pier Giorgio Caselli, che durante appunto una sua conferenza raccontò di come il coraggio è non aver paura di aver paura. Cosa vuol dire? Vuol dire che aver paura è sano aver paura. Noi viviamo in una società dove c'è un po' l'ideale di perfezione, l'ideale di scopo, l'ideale di traguardo come qualcosa di perfetto. In realtà, spesso, secondo me, è nell'imperfezione, nella paura, è nella roba grezza che si scopre veramente la propria vita. Quindi, per quel che riguarda me, per la mia esperienza di vita, fino a quel 2014, io cercavo l'ideale di vita perfetta e lo cercavo però senza prendermi gli effetti collaterali, cioè non voglio avere, voglio essere sicuro, voglio stare tranquillo. In realtà ho scoperto che non potevo andare verso il posto dove volevo andare senza passare per il mare aperto, senza vivere le tempeste, senza vivere le burrasche, parlo di burrasche emotive, no? Quindi io non so se l'artista sia uno che non ha paura, credo che dipenda come vive l'arte, come vive la vita, come viva se stesso. Quello che posso dire io, per la mia appunto esperienza individuale, è che è difficile tirar fuori
dell'arte se non vivi la paura, se non vivi l'emozione, se non ti lasci attraversare da quella che è l'emozione. Va benissimo, non me l'ero neanche preparata questa domanda, quindi va molto bene. Senti, tu hai fatto un percorso anche legato a delle trasmissioni televisive, ti abbiamo visto in giro, è una frase meravigliosa che mi ricordo che hai detto ai provino di The Voice, è stata: non sono abituato a cantare le cover, io canto solo brani che scrivo io, che è una roba molto forte e mi era piaciuta molto. Poi forse con quell'esperienza lì ci hai preso un po' gusto e adesso ci sono molti video su YouTube e sul tuo canale YouTube Andrea Cerato Official, dove ti diverti a stravolgere e a far diventare le canzoni. Ultimamente ne ho vista una dei Maroon 5, e a farla diventare Andrea Cerato Style. Sì, quella dei Maroon 5 addirittura è un nuovo esperimento che sto mettendo in pratica, cioè di trasformare, di tradurre delle canzoni straniere in italiano, non in maniera papale, ma cercando di preservarne il senso e non facendole sembrare delle porcherie. Non so se questa cosa, so che è proprio una roba molto difficile da fare. Detto questo, come dicevi tu prima, sì, io in realtà le cover le ho sempre fatte da quando ho iniziato a suonare, perché le cover, o comunque suonare canzoni di altri, ti aiuta ad affinare gli strumenti. Non mi ero mai esibito con delle cover, quindi la prima volta l'ho fatto negli studi della Rai. Cos'era quel brano? Un brano? What Goes Around Comes Around di Justin Timberlake. E da lì io poi ho deciso, come dire, di cogliere la palla al balzo. Come dicevo prima, ho lavorato come grafico nel mondo della comunicazione per anni, quindi ho masticato un po' di video, grafica e quant'altro. E quando arrivò The Voice mi dissi, un po' frustrato dall'esperienza, perché quel modo di fare cover non era il mio modo di fare cover, cioè era proprio una roba da compitino, no? Ok, rifacciamo come se io facessi il mio The Voice, quindi mi do io le regole, mi do io gli strumenti, io ho tutti gli strumenti per farlo. E quindi ho iniziato a pubblicare, a postare canzoni fatte da altre, cercando di affinare un mio stile che, come dire, è cresciuto in itinere e tuttora sta crescendo. Questa roba qua è nata iniziando a dire: ok, devo fare questa cover, però ci vorrebbe una ritmica, però qua ho bisogno di uno supporto, quindi la loop, quindi è un processo di scoperta che mi ha aiutato sicuramente ad iniziare The Voice. Mentre imbracci la chitarra, ricordo che quando è finito questo percorso di The Voice è arrivata una canzone, sono quasi sicuro di non sbagliare, che si intitola Signore Barbalunga. E adesso ce l'ascoltiamo. Andrea Cerato con il suo Storyteller. Siete su Radio Alba. Signore Barbalunga, sai dirmi come fai ad esserci pur senza palesarti quasi mai? La chiami fiducia e ti ascolterò, provando per gioco a confidarti quel che so. Padrone del mondo, puoi dirmi perché, quando ricordo è sempre tutto un po' più bello, mi guardo allo specchio e il male che ho, so già che in futuro tanto poi ne riderò. Ti chiedo perdono, ma niente di più, perché non ho colpe se non la mia ingenuità. Si chiama esperienza, e mentre vivrò in ogni mio istante, io so già che cambierò. Istante, io so già che cambierò. Maestro guance bianche, sai dirmi come mai ti spacci come vero, quando vero non lo sei. Ma credo ai fantasmi, ai supereroi, che esistono sul serio in quanto son parte di noi. Pilota dei giorni, puoi dirmi perché ci lasci soli in mezzo a tutto sto bordello?
libero arbitrio, va bene così. E nell'incertezza io ripartirò da qui. Ti chiedo perdono, ma niente di più, perché non ho colpe se non la mia ingenuità. Si chiama esperienza, e mentre vivrò, in ogni mio istante io so già che cambierà. In ogni mio istante io so già che cambierà. Signore Barbalunga, sai dirmi come fai ad essere paziente nonostante i nostri guai? È semplice amore e ti ascolterò. Da adesso in avanti giuro che ti imiterò. Che cambierò. Andrea Cerrato, grazie, è una meraviglia. Senti, è già un momento che ti devo dare, cioè sono qui che me la bevo guardandoti, ma ti chiedo perdono. Ma niente di più, eh? Ma niente di più. Senti, qualche tempo fa in un probabilmente sto per passare in un campo minato, ma ci provo, perché mi colpì molto. In un dibattito in TV sentì un insegnante dire questa frase: perché bisogna dire la verità ai bambini, cioè che Babbo Natale esiste. E signore Barbalunga, non parli di Babbo Natale, ma questa frase mi porta un po' alla genesi della canzone. Ho sentito quando è uscita, facesti due parole, ci fu un piccolo video introduttivo a un altro video dove tu con Chiara, la violinista, e Alberto, così li citiamo, i tuoi collaboratori. Chiara Carrera, Alberto Pozzo Tebani. E vedo, posso dirlo, Chiara Carrera, ti adoro. E vengo... Carrera è quella della macchina, penso. Carrera. Vengo a vedere i concerti di Andrea solo per te, lo diciamo a Chiara, no, sto scherzando. Tu stai per diventare... Non si può, non donna. So. Comunque, cosa... Quando ho sentito questa frase mi ha portato a pensare a signora Barbalunga e all'esempio signora, che fai. Vedi, All'esempio che fai con i supereroi. Sì, allora, esatto. Abbiamo buttato un po' in cacciara, però era una roba forte quella che volevo dire. Il discorso della profonda leggerezza. Ma perché io fondamentalmente credo che Dio esista, ma nella mia personale visione delle cose non esiste così come ce l'hanno raccontato. Così come penso che Spider-Man esista, così come penso che Batman esista, così come penso che ogni supereroe esista. Non sono strafatto di eroina, semplicemente il discorso è questo. Credo che ogni supereroe, in quella frase lì, racconto del fatto che ogni supereroe secondo me incarna una sorta di virtù. Virtù vuol dire che sono dei simboli che raccontano e portano con sé, attraverso la narrazione fantastica, delle qualità. E questo credo che sia un pochettino il discorso di Dio, che va ben, è proprio camminare sulle uova qua.
cerco di spiegarle in maniera molto semplice, e cioè che fondamentalmente ogni volta che tu ne parli, ogni volta che tu cerchi di dargli una forma, hai sbagliato. Cioè va sempre cercato il discorso della qualità, cioè quello che ti raccontano di Dio in realtà, a prescindere dalla forma che può avere, come qualità, che cos'ha. E quindi andando verso quella direzione, quindi non tanto considerandolo come una persona che sta su e che ci giudica, ma come un'essenza che probabilmente è in ogni cosa e non è né positiva né negativa, semplicemente è, allora, come dire, ci si avvicina un pochettino di più. È un discorso molto spinoso ed è per questo che io faccio le canzoni, perché così sono esonerato dal parlarne. La sostanza è che quello che volevo dire, appunto, legato ai fantasmi e ai supereroi, io so che non esistono fondamentalmente in termini concreti, però esistono in termini di essenza. E questo vale per me anche per Dio. Era esattamente la risposta che volevo. Come Babbo Natale. Come Babbo Natale. Ma scusami, ma se tua sorella al ritorno del concerto di Jovanotti non ti avesse fatto la dura morale, noi ci saremmo persi tutte queste belle canzoni. Dobbiamo dire grazie a lei, forse. Anche grazie a lei. Ma sai cosa? A me piace... In una canzone che non è ancora uscita... dico una frase, ma che mi è venuta, quindi in realtà io l'ho solo trascritta, che ogni vita è un romanzo che va letto. E io spesso, guardando la mia vita, mi stupisco delle cose che succedono e di come succedono e di quando succedono. E collegandomi un po' a Dio, è abbastanza impossibile non percepire che una trama, non so come spiegarti, come un libro. Cioè le cose che capitano, anche il nostro incontro, qualsiasi cosa che succede nelle nostre vite, ha un sapore di romanzo. Quindi sicuramente non ci fosse stata mia sorella, non ci sarebbe stata la Marea di Sogni, non lo so, non lo posso sapere. Però ogni cosa è un movimento che spinge verso un altro movimento. Stai parlando di movimenti, quindi direi che... è il momento di fare errori grammaticali. Torno a parlare con il mio fonico e consiglio di andarsi a cercare il video della prossima canzone, perché a lui piace vincere difficile. È un piano sequenza meraviglioso in una urban zona di Asti o non so di dove, però vorrei introdurla dicendo che nella tribù, dalla dura morale, ognuno ha il suo posto e lo deve trovare. Andrea Cerrato, a me mi piace. Bella questa, la uso. Dell'anno che non c'è ancora nessuno, non festeggiar capodanno, svegliarsi presto al mattino, io e te che stiamo da soli il giorno di Ferragosto, provare a non lamentarsi quando qualcosa va storto, cerca un posto fisso e non andare via di là, se lo fanno tutti un motivo ci sarà, anche per la gioia esiste l'università. Merci, busco la felicità, a me mi piace, anche se non è giusto, forse lo sarà per me, a me mi piace, ricorda che ogni spirito ha le sue regole, cerco quel ritmo tribale che fa risuonare l'anima, a me mi piace, sentire tutti voi seguendo la mia libertà, ok. A me mi piace. Fare qualcosa di nuovo, senza pensarci per ore, andare a tavola a pranzo, ma
ma solamente se ho fame, chiedermi che cosa sento e poi provarlo a seguire, anche se sembra diverso e mi potrà fare male. Cerca un posto fisso e non andare via di là. Se lo fanno tutti, un motivo ci sarà. Anche per la gioia esiste l'università. No, merci, busco la felicità. A me mi piace, anche se non è giusto, forse lo sarà per me. A me mi piace, ricorda che ogni spirito ha le sue regole. Ah, cerco quel ritmo tribale che fa risuonare l'anima. A me mi piace sentire tutti voi seguendo la mia libertà. And so a me me gusta. Qui non si tratta di bene, di male, né di che cosa si dovrebbe fare, ma di trovare quel tempo nel cuore, incominciare davvero a ballare, dimenticare lo schema morale, andare a fondo nel mondo interiore, nella tribù dalla dura morale, ognuno al suo posto e lo deve trovare. Boh! A me mi piace. Cerco quel ritmo tribale che fa risuonare l'anima. A me mi piace sentire tutti voi seguendo la mia libertà. Yeah! Allora, abbiamo un po' di pubblico qui da questa parte e quello che facciamo è in cuffia, siamo in radio, quindi tutti i suoni sono in cuffia e loro sentono delle cose molto diverse, ti sentono sbraitare e battere su questo pod. Però, infatti, ho detto andate di là, dal cinema dove c'è la TV, dove si può vedere tutto bene. Fa no, tanto le sappiamo a memoria, vogliamo vedere da vicino l'emozione di questa cosa. Senti, salutiamolo il cast di quel video, del video di questa canzone, yeah. Perché sono tuoi compagni di danza, vero? Che fai danza, scuola di danza. Esatto. Non si direbbe, ma fai scuola di danza. Faccio danza, no, ballo hip hop and house. Allora, sì, io spero di ricordarmi tutti i nomi. Sicuramente quando ogni volta che faccio un elenco dimentico qualcuno. Però se vuoi lo faccio lo stesso. Sì, la scuola, come si chiama la scuola? Facciamo il gruppo dei Young Wave, capitanato da Marco D'Avenia, che è il nostro insegnante. Perfetto, okay. Che è un caro amico di un mio amico che si chiama Enrico Signa, B Street, qua di Alba. Si conoscono, si vogliono bene, okay. Quindi così li salutiamo tutti e due. Io quando faccio vedere questo video ai miei amici, gli faccio vedere il finale, perché io so dei retroscena che chi guarda il video, uno di, esatto, dico guarda, vedi, aveva la mano che tremava, perché io sono un po' patito di piano sequenza, aveva la mano che tremava perché ha dovuto fare la corsa in giro alla telecamera. È una super cazzola quella che stiamo dicendo, però noi ci siamo capiti. È davvero molto bello quel video. Senti, non so se hai visto Il favoloso mondo di Amélie. È un omaggio, sì, ai film di Truffaut, ai piaceri della vita, no? Ad esempio, per quanto mi riguarda, uno dei piaceri della vita è un buon bicchiere di vino. C'è chi fuma un sigaro. E visto che tra poco stai per fare una canzone che non so per quale motivo mi mette tanta pace, volevo sapere quali sono i tuoi piaceri, piccoli piaceri della vita. Ma allora, sarà abbastanza banale, ma le piccole cose, rispetto al periodo di cui ti parlavo prima, quello ante, io come l'ante e post 2014-2015, tra l'altro posso chiedere, non so se c'è un asciugamano o qualcosa, perché altrimenti sta per arrivare una maglietta, di là c'è una maglietta per asciugare Andrea. Io trasudo, altrimenti a un certo punto parlerai con un ectoplasma. Prima ero molto, come dire, focalizzato sulle grandi cose, che è giusto essere, cioè è giusto, è sano anche avere qualcosa che ti muova, ma dimenticavo completamente il presente, cioè quello che vivevo, tipo adesso, il calore, il sudore, queste cose qua, no? Ho iniziato all'inizio del 2015 a lavorare molto sullo stare fermo. Stare fermo vuol dire che ho incominciato a inserire nella mia giornata dei piccoli momenti in cui rallentare, in cui fare attenzione alle cose che faccio, e ho scoperto che dietro queste cose c'è una grande gioia, c'è un grande piacere, per cui non è che ci sia qualcosa nello specifico. Fumo qualche sigaretta, ma non posso considerarlo come un piacere.
è più un rito. Ad esempio, non fumo in compagnia di altre persone, non fumo di giorno, fumo solo di sera da solo o con persone specifiche che sono i compagni del... No, fumo sigarette, però. È una meraviglia fumare in solitudine. Esatto. Però non è che abbia piaceri, grazie mille ragazzi, scusate, ma così ho il metabolismo... No, è che ci stai facendo vivere il tuo concerto per davvero. Ma infatti ho detto, ma c'è lo storyteller, che bello, non mi porto neanche il cambio. Certo, benissimo. Quindi in realtà piaceri intesi come vizi ne ho come tutti, ma è proprio più l'attenzione alle piccole cose. Ecco, questo sì. Quindi ti ho citato un film, perfetto, perché... Mi hai citato un film perfetto, esatto, perché a me lì... Era in realtà un omaggio ai film di Truffaut, quel film, non conosco neanche il regista, però ad Amélie piace, avevi appena fatto A me mi piace, ma l'ho voluta fare perché il brano che ci stai per fare, che si intitola Oggi, non lo so perché, mi metteva pace, mi metteva... ad Andrea Chi piace la canzone a Oggi. A te ti piace Oggi. Esatto. Ma se posso dire... Sì, vai. È proprio legata a questo concetto. Cioè, quando affronti le paure, per unire un po' tutte le cose, se ti lasci troppo trasportare dalla testa che ti proietta in avanti o indietro, inevitabilmente vieni schiacciato. Quindi un esercizio che io ho scoperto è quello di cercare di concentrarmi su quello che faccio e cercare di dare il meglio giorno per giorno. So che queste cose sembrano banali, scontate, non sono il primo personaggio che le dice, e neanche non sono tra chi le dice meglio, però posso dirti che sperimentare queste cose ha una forza e una potenza incredibile, e questa canzone nasce proprio dall'idea di cominciare a lasciare un pochettino andare i progetti e l'anticipare troppo il futuro o vivere nel passato, ma concentrarsi su quello che c'è, che non è perfetto. Ti faccio un esempio, no? Un secondo fa ho sbagliato una parola di A me mi piace. E se io avessi fatto questa cosa qualche anno fa, adesso mi starei torturando. E invece è bello sentire come dentro di me c'è questa cosa che dice, ma cavolo. Però c'è anche l'altra parte che è cresciuta in questi anni che dice, vabbè, chi se ne frega. Cioè, goditi questa imperfezione, goditi questa imprecisione, perché è di questo probabilmente che è fatta la vita. Certo, bellissimo. Ci ascoltiamo allora questo brano che si intitola... C'era Oggi, vero? C'era Oggi, okay. Siamo a Oggi. Così salutiamo un personaggio che non può essere parte del cast di questo storyteller per problemi lavorativi, che ha fatto un disco che si intitola Presente. E secondo me, raccontandomi questo disco, mi parlava proprio dell'importanza che ha il presente nella sua vita. Forse proprio come quello che ci hai appena detto tu su Oggi. Ancora lo storyteller di Andrea Cerrato, qui negli studi di Radio Alba. Andrea Chi, storyteller, questa è Oggi. Oggi che non so più dire se siamo figli del progresso o una sua deformazione. Oggi che non so capire se questa brama di successo è un'assurda convinzione, oppure se io cerco l'anima tra i costanti cambiamenti, nelle piccole emozioni che ora ho. La vita è magica, te l'ho detto mille volte, con il cuore in mano lo dimostrerò. Cosa mai mi aspetterà? Benvenuta l'incertezza dell'umana condizione. Oggi che mi manchi un po' di più,
basterebbe solo un gesto oppure un segno per capire che sei tu. Io cerco l'anima tra le ciglia dei tuoi occhi, nelle forti sensazioni che ora la vita è magica. Te l'ho detto mille volte, con il cuore in mano lo dimostrerò. Hey. Te l'ho detto mille volte, con il cuore in mano lo dimostrerò. Oggi è tutto quello che ora ho. E ho deciso di star bene, consapevole che non aspetterò. Nei sorrisi di chi mai conoscerò. La vita è magica, te l'ho detto mille volte, con il cuore in mano lo dimostrerò. Te l'ho detto mille volte, con il cuore in mano lo dimostrerai. Hey! Te l'ho detto mille volte, con il cuore in mano lo dimostrerò. Bravissimo, bravissimo! C'è un brano che finisci con una specie di poesia dove aggiungi è questo. Ed è bellissimo quando lo fai, perché il pubblico parte con l'applauso e ci tieni tantissimo a farlo. Fermi proprio il pubblico. Non so bene che cosa sia, perché è un momento magico dove io non so che cosa mi succede. Davvero, forse, non so come la pensi tu, ma uno dei momenti più magici dei tuoi concerti. Sì, infatti non lo faccio sempre, dipende dall'energia del momento. Adesso in questo caso siamo in uno studio, siamo molto in uno diverso. Studio, quindi non c'è la Ad esempio il Radio Alba Festival lo hai fatto. L'ho fatto, e infatti non so se noti, quando c'è, come dire, l'energia giusta, come si suol dire, non vola una mosca. Sì, quindi che non sanno bene che cosa stia succedendo. Ed è quella la cosa, perché colpisce, come stai praticamente recitando una poesia, perché non c'è musica e alla fine non c'è un assolo con dei raudi che spara con i fuochi d'artifici. No, finisce e smetti di parlare, finisce tutto lì. Ed è una cosa magica. Siamo arrivati alla domandina tormentone di questo format Storyteller, che mi è stata consigliata da una persona che ci tengo a salutare, perché so che essere anche un tuo amico. Si chiama Paolo Bergese. Ciao Paolo. Ti ho presentato a loro, sono
quelli del Povero Ragno, Fight Pub, Secret Show, Paolo Bergese, l'ideatore di questa roba. Praticamente voi lunedì sera andate in un locale perso nella pianura cuneese e c'è un artista che suona, ma voi non sapete chi è l'artista, perché non lo pubblicano, non lo sa neanche lui che organizza la serata. Non lo sa neanche l'artista chi è. L'artista non sa dov'è, perché da Asti... Guarda, quando arrivi lì, lunedì sera dici... Il lunedì sera ci saranno... Inculata. Esatto, invece è stata una serata magica per te, loro sono ideatori di questi format un po' strani, e è un talk show, questo non è un proprio vero e proprio concerto, è un talk show, e Paolo mi ha consigliato di inserire in questo format questa domanda, detta anche con un po' di aggressività, guardandoti negli occhi. Andrea Cerrato, amico mio, raccontami una storia. Allora, io ti racconto questa storia mettendo un po' le mani avanti, perché poi dopo c'è un pezzo impegnativo e questa storia è leggera ma impegnativa, quindi non so bene poi cosa succederà. Mi è venuto in mente ieri sera mentre lavavo i piatti, perché io lavo anche i piatti, non ho una lavastoviglie, cioè non lo dico per tirarmela, cioè io lavo i piatti come molti. E mentre lavavo i piatti, che è proprio un processo meditativo perché devi fare attenzione, mi è venuta in mente questa cosa che mi disse mia madre, e cioè che quando i miei genitori mi concepirono, loro misero La Donna Cannone di Francesco De Gregori. E adesso, ieri pensavo a come è arrivata la musica nella mia vita, tra virgolette per caso, perché io ero seduto su una sedia, stavo guardando un video di Lene Marlin e qualcosa dentro di me mi ha detto: tu devi fare quello. E per anni ho combattuto e tuttora combatto, perché mi fa un sacco paura esibirmi e mettermi a nudo. E dicevo, non so, magari è una coincidenza, però è bello il fatto che forse il primo pensiero che è stato fatto su di me, neanche il mio concetto, il primo pensiero sia legato alla musica, sia legato ad uno dei più grandi cantautori italiani. Ed è una storia molto breve, non c'è una fine perché è tuttora in atto questa storia e vive dentro di me. Una delle canzoni che mi ha fatto piangere di più nella mia vita, la stiamo per ascoltare. Chiudiamo questo appuntamento con Andrea Cerrato con, mi permetto di dire, con una delle sue più belle canzoni, tra l'altro forse è anche l'ultima, forse la penultima, e si intitola Due Papà. Uno se n'è andato poco prima che nascessi, l'altro è arrivato poco dopo i miei primi passi. Uno conosciuto tra i racconti della gente, l'altro mi ha cresciuto ma mettendosi anche un po' da parte. Uno a cui assomiglio anche se non l'ho mai visto, l'altro che a guardarci tu diresti siamo all'opposto. Uno che nascendo ha insegnato me la rabbia, l'altro che col tempo l'ha curata con la sua pazienza. Uno che mi ha dato in eredità il suo nome, l'altro mi ha portato una famiglia e un bel po' di amore. Uno che rivedo quando mi guardo allo specchio, l'altro quando mi riguardo dentro e mi sento a posto. Uno che lasciando mi ha portato in me la rabbia, l'altro che col tempo ha bilanciato con un po' di calma. Uno mi ha messo faccia a faccia l'ingiustizia, l'altro che col tempo l'ha curata con la sua pazienza. In un mondo di canzoni che non parlano di niente, scelgo quattro accordi e ci canto ciò che è più importante. Dicono che in fondo sia già stato visto tutto, ma ditemi perché mi sento il solo a cui è successo questo. Tutti abbiamo drammi che hanno sempre fatto male e ci sentiamo persi nel dolore duro da affrontare. Il bello della vita è che non siamo tutti uguali, sono le storie che viviamo che potranno renderci speciali.
Uno mi ha donato tante cose da affrontare, l'altro che mi ha detto credo in te e mi ha lasciato fare. Uno ha risvegliato il musicista che ho nel cuore, l'altro mi ha comprato la chitarra e mi ha visto imparare. Uno per cui ho scritto già milioni di canzoni, l'altro a cui ci sto provando adesso a dire le emozioni. Uno che mi ha spinto a cercare oltre ciò che vedo, l'altro che mi ha spinto a fare sempre quello in cui io credo. Uno mi ha mostrato che il destino a volte è infame, l'altro mi ha mostrato che ogni male porta in sé già il bene. Uno nelle foto sembra dir la vita è bella, l'altro che per sottolinearlo ha fatto mia sorella. Uno che mi ha reso con l'assenza ciò che sono, l'altro che mi ha preso spaventato e ha fatto di me un uomo. Uno è il padre che saluto con la mano quando guardo il cielo, l'altro è il papà a cui sorrido a casa quando ceno. In un mondo di canzoni che non parlano di niente, scelgo quattro accordi e ci canto ciò che è più importante. Dicono che in fondo sia già stato visto tutto, ma ditemi perché mi sento il solo a cui è successo questo. Tutti abbiamo drammi che hanno sempre fatto male e ci sentiamo persi nel dolore duro da affrontare. Il bello della vita è che non siamo tutti uguali, sono le storie che viviamo che potranno renderci speciali. Il bello della vita è che non siamo tutti uguali, sono le scelte che facciamo che potranno renderci migliori. Non ci dicono all'inizio quanto tempo rimarremo qua, e restare col rimpianto è una cosa che non ci conviene. Questo vorrei dire ai miei due papà, anzi, solo tre parole: vi voglio bene. Lo Storyteller finisce qui. Ho voluto fare, siamo lì, guarda, siamo lì. Ho voluto fare venire il tuo fratello, il tuo migliore amico, per salutare insieme a lui. Ho pianto anche stavolta, te lo giuro, che non è una palla. Io fatica, all'inizio ho faticato. La storia di raccontarti la storia all'inizio è una gran cazzata, non la farei più. Siamo là, questo è lo Storyteller di Andrea Cerato. Grazie Andrea! E ti senti a casa, Radio Alba.